Mi è dispiaciuto non far parte più di questa squadra, ma però ho troppi impegni e non avrei saputo svolgere appieno questa funzione. È stato un momento molto delicato per il nostro paese. Abbiamo visto l'opposizione della Lega e insomma è forte e decisa ogni volta che questo governo prende insomma delle decisioni. Come lo sta vivendo lei questo momento? Allora, diciamo che la nostra opposizione è forte e decisa, ma spesso non viene percepita dagli italiani. La nostra opposizione è un'opposizione costruttiva, vorrebbe essere un'opposizione di supporto perché in questo momento credo che tutte le idee, tutti i progetti vadano messi sul tavolo per trovare la soluzione migliore. Io la sto vivendo come tutti gli italiani, con grande difficoltà. Io ho anche una preoccupazione grossa, essendo una mamma. Ho una grande preoccupazione per i nostri bambini. Io porto l'esempio dei miei, ma che è l'esempio di tutte le famiglie italiane, bambini di 9 e di 12 anni che si sono ritrovati l'anno scorso a fare metà anno scolastico, poi essere chiusi in casa, riniziare un anno scolastico con una scuola impreparata, nonostante quello che era successo, e con grosse difficoltà, con gli sport di base che rischiano di essere sospesi, questi bambini. Sono in grande difficoltà le famiglie, ma soprattutto i bambini che hanno sempre più difficoltà a relazionarsi con gli altri, tendono a chiudersi e stanno mettendo a rischio il loro futuro, non solamente un futuro di apprendimento, un futuro scolastico, ma anche di relazionale. C'è una scuola impreparata e nonostante le grandi difficoltà, gli sforzi degli insegnanti che ce la stanno mettendo tutta. Andiamo avanti e sempre con lo spirito di collaborazione. Noi non stiamo facendo un'opposizione becera, ma un'opposizione veramente costruttiva perché noi abbiamo tante idee, l'abbiamo per la scuola, l'abbiamo per l'economia, l'abbiamo per lo sport. Purtroppo non ci stanno ascoltando, ma io credo che questi DPCM parlino da sé. Ci sono tanti vulnus, tante cose che non vanno, tante cose incoerenti che cozzano l'una con l'altra. E questi problemi vanno risolti. Noi siamo a disposizione, ovviamente arriverà un punto in cui la nostra opposizione sarà ancora più forte perché la tendenza vorrebbero farci votare da remoto, da casa. Noi questo non lo consentiremo perché noi siamo gli ultimi, rappresentiamo la massima istituzione dello Stato, siamo gli ultimi che dobbiamo rimanere a casa. Vanno al lavoro gli insegnanti, vanno al lavoro le forze dell'ordine, i medici, gli operai. Noi non ce lo possiamo permettere, abbiamo il dovere di essere gli ultimi, di essere sempre presenti perché il nostro ruolo è troppo importante e determinante per le sorti e il futuro di questo Paese.